Per fare in modo che il prefetto ritiri la sospensiva che ha mandato a tutti i lavoratori, solo questo chiediamo. Ma ci aspettiamo, al di là della delibera per quanto riguarda per il pagamento del mese di maggio, aspettiamo anche che da parte del sindaco, che come noi sappiamo bene, che sono i maggiori responsabili di questa situazione. Quindi aspettiamo che da parte sua ci sia un input, una mano per fare in modo che questo avvenga il più presto possibile, perché sennò non ci muoviamo da qua. Difenderemo con la lotta, perché è l'unica forma che ci può portare a raggiungere il nostro obiettivo, che è il lavoro. Comune di Benevento, essendo socio del consorzio per la maggioranza, diciamo, delle quote, aveva un debito relativamente alla gestione del 2008 ed essendo un debito dovuto, diciamo, alla gestione dell'ente, è uno dei casi in cui appunto la legge prevede di poterlo riconoscere. Facendo questo tipo di operazione il Comune di Benevento riconoscerebbe 114.000 euro al consorzio, e quindi queste somme consentirebbero di pagare alcune mensilità stipendiali ai lavoratori. Ovviamente non si risolve definitivamente il problema, è soltanto, come dire, un tentativo per cercare di dare un contributo rispetto ad una situazione gravosa che deve essere comunque risolta in altre sedi. Abbiamo concordato con il sindaco, che avrebbe chiamato il prefetto, e hanno concordato una riunione d'urgenza per far bloccare queste lettere, cosa che ci preme maggiormente. La riteniamo illegale e scorretta, è illegittima nei confronti dei lavoratori e di tutti quanti, anche dei sindacati stessi, perché ci sono anche dei rappresentanti sindacali che hanno partecipato e fanno parte dei lavoratori. Il Consiglio Comunale delibererà la parte del pagamento di maggio da parte del Consorzio Benevento 1.